finita così. E tant'è che una dei desideri che avevo era quello di tornare dentro. E uno dirà, ma perché? Ma è una cosa stravagante. Non lo so. Fatto sta che quando tu cominci a entrare e avere il rapporto con queste persone e quindi con questi sguardi, che sono sguardi sinceri, perché quando ti abbracciano e ti dicono grazie Antonio, te ci hai salvato mezza giornata della nostra vita, è difficile che poi che questa cosa quando ti salga in gola. Ti voglio fare voglio aprire un attimo una parentesi sul discorso di e poi mi allaccio al fatto di tornare dentro, del fatto che questo libro sta cambiando delle cose. Qualche settimana fa mi ha contattato questo sito Detenzioni. È un sito che a livello nazionale si occupa delle attività culturali che gravitano fuori e dentro il carcere. Avevano già dedicato alcuni articoli a questa mia opera e mi hanno chiesto di collaborare. Allora, se voi andate a vedere questo sito di Detenzioni, dal giorno prima di Pasqua, su Detenzioni, c'è cinema, letteratura, filmografia, un sacco di teatro, tutto quello che può, gallerie d'arte, ma dalla vigilia di Pasqua c'è un pulsantino dove c'è scritto rugby, non c'è scritto sport, c'è scritto rugby, ed è una piccola soddisfazione. E c'è una rubrica dentro, a cura di Antonio Falda, che si intitola Il rugby oltre le sbarre, dove in qualche modo si vorrà portare tutte le notizie che riguardano il rugby in carcere in Italia lì dentro, perché siccome non ci ha pensato ancora nessuno, e forse credo che sia una cosa unica, non dico al mondo, ma siccome è molto, molto difficile trovare un'altra cosa del genere, e lì dentro tu, se ti interessa sapere come ha giocato la Drola o il Bisonti, una cosa, vai a vedere lì e trovare le informazioni, suddividendole in qualche modo, man mano, per carcere. Mi hanno cercato dal carcere di Teramo, degli amici che fanno rugby a Teramo, che vogliono provare a iniziare al carcere di Teramo. Questo amico Leo Piritti, giornalista, con il quale insieme abbiamo fatto un incontro con i ragazzi dell'ITIS a Cremona, con 90 ragazzi abbiamo parlato di rugby e poi abbiamo parlato di calcio alla fine. Lui, che è presidente di una piccola società di rugby giovanile, e quando io sono stato da lui, il mio libro è emozionante, l'ho visto tutto pasticciato e tutto pieno di post-it, ma ho detto Antonio, questo non è solo un romanzo, questo è un manuale. Lui vuole iniziare l'attività a Cremona, così come alla Musei, così come a Ancona. Cioè vuol dire che questo libro in qualche modo sta diventando uno strumento, perché ha dato l'opportunità di parlarne, di parlare di questi argomenti in luoghi che se no non se ne parlerebbe, no? E poi ha dato la possibilità che adesso di cominciare a parlare di rugby in un, per esempio in un sito internet che se no non avrebbe mai parlato. Ha dato la possibilità e sta dando la possibilità a tante persone di avvicinarsi a delle situazioni che, come abbiamo detto, siccome il calcio è brutto è una cosa che è meglio tenere da parte, non avrebbero mai affrontato. Un'ultima domanda. Qual è a tuo avviso l'episodio che narri all'interno di questo libro che lo sintetizza e lo simboleggia perfettamente? Ma non posso, non c'è un episodio soltanto. Non è facile. Come tu hai detto, come ho confermato io, è un viaggio personale, è un'esperienza unica e irripetibile. Uno dei momenti più... ci sono stati parecchi momenti, per me molto significativi. Se tu mi intendi quale può essere il più significativo per me lì dentro, sì. Guarda, io non so se voi avete mai provato che cos'è la solitudine, se vi siete mai sentiti veramente soli al mondo. Io al Porto Azzurro, ripeto, ce ne sono tanti titoli, adesso mentre sto raccontando questo me ne avrebbero altri, però vi racconto un attimo questo. A Porto Azzurro ho dormito. Siccome appunto lì è un po' un casino, ma poi io dove devo andare, me devo sempre organizzare, dove dormire, come fare, cosa... Questi amici lì dell'Elbar Rugby, alla fine di Antonio, era un po' distante, perché il carcere sta in questo castello del 1600 messo su un cocuzzolo, distante da un po' dal centro abitato. Porto Azzurro è bellissimo, un posto stupendo, no? Poi molto turistico d'estate, ma quando sono andato io era... A un certo momento Paolo Maddoni, che è questo educatore del carcere, mi ha detto, se vuoi tu puoi dormire in foresteria. Paolo mi ha detto così, ho stato un attimo, perché sinceramente non puoi dormire da noi in foresteria. E insomma, sai... Insomma, vabbè, entrare, uscire, però sai quanto passare la notte lì. Poi ho detto, ma sì. Beh, la mattina, ho dormito lì. La mattina, quando mi sono svegliato molto presto. Mi sveglio sempre molto presto, ma in quel caso, mi sa, era forse più presto del solito, no?
mi sono reso conto che era ancora un po' buio, quindi sono rimasto un po' così. Poi a un certo momento era piano terra questa foresteria, a un certo momento quando ho cominciato ad albeggiare avevo appuntamento proprio con Paolo, con l'educatore delle tendenze. Quindi verso le 8 ero pronto, insomma, faccio due passi, spalanco la porta. Mi sono trovato davanti a un panorama stupendo. Cioè, voi dovete vedere che cos'è questo posto. E poi è incredibile che l'essere umano, nei posti più belli, fa le cose, mette le cose più terribili, oltretutto. Perché questo vale anche per Nisida, che sappiamo quanto è bellissimo quel posto, ci hanno messo il carcere di Lorino. Ma noi siamo bravi per queste cose. Quindi, esco fuori questo paesaggio incredibile, il golfo. Perché sono uscito così e proprio di fronte mi sono trovato il mare. Non c'era nessuno. Allora mi sono fatto una passeggiata, ero soltanto io e i gabbiani. Non c'è, sentivo soltanto il rumore dei gabbiani. A un certo momento mi sono un attimo reso conto e ho pensato, cioè di come ero solo, e mi sono reso, e ho pensato, ma se io adesso avessi bisogno di aiuto, in questo momento avessi bisogno, ma se andassi a bussare a queste porte, ma trovo qualcuno. Ecco, in quel momento mi è sembrato proprio di essere, cioè mi sono reso conto di essere solo, di che cosa può essere veramente la solitudine, non lo so, sensazione particolare, però veramente. Era un posto stupendo e non mi rendevo conto di vivere quello che poi mi avrei ricordato tutta la vita. Non credi che questa tua solitudine possa essere accomunata a quello...